Intanto buonasera a tutti, continuiamo le nostre lezioni sulla conservazione degli alimenti, diciamo facendo un piccolo riassunto, praticamente nelle lezioni precedenti siamo partiti dagli enzimi che con i microrganismi di varia natura sono coloro che poi sono quelli che sono quelli che vanno a degradare il prodotto alimentare. Abbiamo visto diverse tecnologie per poter conservare gli alimenti andando a limitare l'azione degli enzimi o andando a limitare o a eliminare del tutto i microrganismi. Siamo poi successivamente passati ad analizzare il discorso dell'autocontrollo, che praticamente voleva essere un punto di conclusione partendo da quelli che erano i sistemi di conservazione e quindi poi l'autocontrollo per garantire questa igienicità e questa standardizzazione delle procedure di conservazione. Bene, nella giornata di oggi invece andremo a vedere, ad analizzare quali sono i sistemi di conservazione, quindi i contenitori che andranno a conservare questi alimenti, poi successivamente ci porteremo anche al discorso dell'etichettatura. Quindi per concludere il discorso naturalmente relativamente agli alimenti. Per quanto riguarda la conservazione degli alimenti, quindi i contenitori, naturalmente i contenitori che si vanno ad utilizzare sono diversi in funzione di quelle che sono le tecnologie e in funzione del prodotto naturalmente che noi andiamo a considerare all'interno. Naturalmente le tecnologie oggi utilizzate sono diverse, talvolta anche complesse, quindi di conseguenza anche il tipo di contenitore che va utilizzato può presentare delle caratteristiche diverse. Chiaramente poi l'avvento di nuovi materiali per l'imballaggio ha evidenziato la possibilità di cessione agli alimenti di sostanze chimiche. Questo non è un problema da poco. E quindi questo ha richiesto poi successivamente per poter omologare, per poter dare l'avvio alla produzione di un dato materiale che viene messo sul mercato, ci sono da fare quelli che sono dei test di cessione o di migrazione. Sì, perché non dimentichiamo che forse l'unico materiale che comunque ha i suoi lati negativi, che non crea molti problemi dal punto di vista della migrazione, quindi della cessione di sostanze, è sicuramente il vetro. Però gli altri prodotti possono sempre, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, essere contaminati, quindi di conseguenza possono andare a contaminare l'alimento che li contengono. Quindi occorre premettere alcuni concetti quindi, riguardanti la diffusione e quindi la migrazione di sostanze attraverso le matrici dei materiali di imballaggio. Vorrei chiarire bene questa cosa, nel senso che questo concetto... Se prendiamo per esempio dei materiali polimerici, quindi quelli che volgarmente si chiamano plastica, in realtà i materiali polimerici sono l'insieme di tanti monomeri, tante piccole molecole, che insieme vanno a formare quello che è il polimero, quindi quello che si chiama plastica. In realtà la reazione è andata a completamento, questo è difficile da dire. E quindi magari ci possono essere delle sostanze, dei monomeri, che sono insiti ancora nel materiale plastico. E quindi quello che si va a fare è fare delle prove di diffusione delle migrazioni. Cioè, insomma, si va a simulare l'ipotesi che il nostro materiale, il nostro contenitore, venga a contatto con gli alimenti. E si vede poi qual è, se c'è all'interno del prodotto messo a contatto, se c'è del materiale di cessione che è stato ceduto, quindi dalla plastica, dalla carta, dal cartone, dall'alluminio, sul materiale, sull'alimento in questo caso, matrice alimentare. Intanto distinguiamo la diffusione, è un movimento di massa che comporta il trasferimento di un materiale all'interno attraverso un altro materiale. La migrazione, i test che sono stati messi a punto, prevedono invece intanto il concetto di migrazione è la migrazione, il passaggio di una sostanza da un materiale ad un mezzo circostante e dipende dalla natura della sostanza, cioè nel senso che è ovvio che se io sto parlando di vino è diverso che parlare di ovviamente di olio, è diverso che parlare di conserve alimentari in aceto, è diverso di parlare di carne scatolata.
dal mezzo, ovviamente olio, aceto, zucchero, eccetera, o alcol di contatto e dalla temperatura, perché chiaramente pure la temperatura quindi ha un'influenza notevole, perché la velocità con cui poi queste sostanze vengono cedute dal contenitore alla matrice alimentare dipende da tutta una serie di fattori. Purtroppo, ahimè, questo discorso sulla migrazione è un problema reale, perché la cessione da parte del contenitore e gli effetti poi di accumulo possono essere evidenti nell'alimento. Per esempio, quelle che sono le bande stagnate, i contenitori in alluminio, quello che si va a valutare, per esempio nei contenitori dove vengono contenuti verdure cotte, piselli, eccetera, è la quantità di stagno o alluminio che è presente poi nell'alimento. E ci sono dei test di cessione fatti ad hoc sul prodotto. La normativa, il DM del 2071 del 23 del 1971 ha messo in atto tutta una serie di procedure. Naturalmente ci sono stati sempre tutta una serie di aggiornamenti successivi, perché chiaramente man mano che c'era un'evoluzione sulla tecnologia alimentare, naturalmente altri contenitori, altre tipologie venivano messi in atto. Migrazione può essere di due tipi: una migrazione globale, quando viene determinato l'insieme di tutto quello che può migrare, indipendentemente dalla natura chimica delle singole sostanze migrate, e ha la funzione di preservare la naturale composizione dell'alimento. Secondo la normativa vigente, la migrazione globale non può superare i 50 mg per chilogrammo di contenuto, ovvero 8 mg per decimetro quadro di superficie esposta a contatto. Cioè, in pratica, cosa succede? Che intanto si prende il contenitore che si vuole certificare, lo si mette a contatto, ovviamente c'è una tabella che il Ministero ha redatto, si mette a contatto a seconda di poi quello che è l'alimento che verrà contenuto, si utilizzano dei test che si fanno sull'olio, sull'acqua, sull'aceto. Si va a valutare dopo 1, 2, 5, 10 giorni il contenuto di eventuali sostanze che sono state cedute, che hanno migrato dalla bottiglia di alluminio, di plastica, eccetera, nell'olio, nell'aceto, eccetera, che vengono prese come riferimento, come sostanze o come alimento di riferimento. Si va a valutare poi, naturalmente noi conosciamo quella che è la massa iniziale dell'olio, poi si vede quella che per esempio è la massa finale o la quantità di acqua iniziale o quella finale. Dalla differenza delle masse si riesce a capire se c'è stata una cessione, ovvero sono state cedute una quantità che è uguale o pari o anche superiore a 50 mg per chilogrammo. Il calcolo si può fare sia sul chilogrammo di sostanza oppure come superficie dello scatolo del contenitore. Sì, laboratori che fanno questi test. Noi in effetti facciamo questi test su diverse bottiglie, contenitori che ci vengono dati. Quindi si va a valutare se, per esempio, su imballaggi, cartoni, eccetera, eccetera. Per esempio, i cartoni che vengono a contatto delle verdure, ortofrutta, eccetera, vengono sottoposti a questi test. E quindi si va a ricercare poi nella sostanza che è venuta a contatto con il contenitore, i metalli pesanti, se vanno a cercare sostanze quali plastificanti, eccetera, eccetera. Poi c'è una migrazione specifica, è la valutazione qualitativa e quantitativa delle singole sostanze migranti. Nel mio caso, ciò che ho detto prima, quindi si sta parlando di piombo, mercurio, cadmio, oppure talati, eccetera. Talati molto presenti purtroppo, perché sostanze plastificanti, cioè a dire il materiale plastico in sé per sé senza l'aggiunta di plastificanti non potrebbe esistere perché è troppo rigido, e quindi vengono aggiunti, come nel caso delle bottiglie dell'acqua, plastificanti quali il polietilene perfluorato, che purtroppo, come dicevo prima, può essere ceduto all'alimento.
sì. Noi tendiamo a mettere le bottiglie... Puoi ripetere la domanda? Ah, sì, sì, sì. Allora, apparentemente gli ftalati si liberano nelle sostanze contenute nelle bottiglie ancora di più in ambienti freddi che in ambienti caldi. Non proprio risponde alla chimica fisica di... Cioè, dovrebbe essere che man mano si aumenta la temperatura, in effetti questo va, non è proprio così, nel senso che per esempio l'acqua è richiesta esplicitamente dall'azienda che va a imbottigliare che sia tenuta in ambiente fresco e areggiato e non al sole, perché il sole è un altro fattore che va ad aumentare la migrazione di molecole, perché questo il sole in realtà funge da... sistema per dividere le molecole, le macromolecole, quindi in molecole molto più piccole. E quelle più facilmente sfuggono, infatti, alla catena che li tiene insieme, nella plastica, volgarmente chiamata plastica. Grazie. Purtroppo, in alcune perizie che è capitato di fare, in effetti... si vede che perlomeno, per esempio, nell'acqua in bottiglia le caratteristiche organolettiche, chimiche o fisiche più o meno vengono mantenute, anche se esposte al sole. Però quello che non viene mantenuto è la composizione degli ftalati, che in piccole dosi viene rilasciata. Viene rilasciata e poi viene ritrovata nelle analisi. I rischi di cessione da contenitore sono stati considerati nella norma specifica, come dicevo, DM 21 marzo 73, e se considera alcuni aspetti generali, la migrazione globale, cioè la quantificazione della contaminazione massima ammissibile nell'alimento da parte del contenitore, la responsabilità giuridica della idoneità del contenitore, quindi tutte le aziende che producono contenitori in cui serviranno, che verranno a contatto con gli alimenti, devono sottostare a questi test iniziali, che prevedono diverse fasi, non solo l'utilizzo di target, di sostanze target che vanno a simulare, infatti si chiamano proprio simulanti, delle sostanze che vanno a simulare quelle che sono le matrici alimentari, quindi come dicevo, olio, aceto, acqua. L'ortofrutta, per esempio, la si può assimilare ad acqua, quindi si fanno dei test, dei cartoni, la plastica con l'acqua. Se invece l'idea del produttore è quella di costruire, di produrre delle confezioni che conterranno magari dei sottaceti, sottoli, si farà fare i test utilizzando l'olio. E quindi si verifica se questo contenitore non rilascia delle sostanze nell'olio. Purtroppo l'olio è una matrice abbastanza difficile, cioè nel senso è una matrice che facilmente assorbe gli odori ma anche effettivamente le molecole organiche e quindi vengono assimilate all'interno. Quindi c'è la responsabilità, quindi l'azienda che produce il contenitore è responsabile e deve fare effettuare questi test. L'obbligo dell'informazione al consumatore sulla idoneità dell'oggetto mediante applicazione della dicitura, questa è estremamente importante, l'applicazione della dicitura per alimenti o del relativo simbolo, bicchiere, posato. Questo è obbligatorio per tutti i contenitori o il materiale che verrà a contatto con gli alimenti deve portare la dicitura per alimenti o il simbolo bicchiere posato. Ovviamente la dicitura per alimenti e bicchiere posate non può avere le dimensioni qualsiasi, ma la normativa europea, che, di cui è fiorente in questo caso, ci sono le dimensioni ben precise, il rapporto ben preciso tra i diversi simboli. Altri aspetti specifici da considerare sono norme specifiche per ogni tipo di materiale, un protocollo di valutazione di nuove componenti, lista positiva delle sostanze autorizzate per la preparazione di oggetti destinati al contatto con gli alimenti, ovviamente la colorazione, questi coloranti ovviamente non devono essere scelti dall'alimento, questa è una cosa importantissima, la classificazione degli alimenti ai fini della scelta del simulante delle prove di cessione. Classificazione degli alimenti ai fini... praticamente alcune direttive europee hanno definito tutti gli alimenti in generale, alimenti per neonati,
ortofrutta, verdure, poi ci sono prodotti sottoli, dolciumi, pane, prodotti a base di cereali, e quindi per ognuno di questi c'è un simulante. Quindi quando si vanno a fare poi le prove di test di laboratorio, si chiede espressamente al produttore cosa debbano contenere questi contenitori, e quindi si va a utilizzare un simulante del caso. Vediamo i principali materiali di imballaggio. I tipi di imballaggio più usati nel settore agroalimentare sono questi, ma sicuramente ne possono stare degli altri: carta e cartone, materie plastiche, metalli, vetro. Tutti devono essere sottoposti ovviamente ai test di gestione. E quindi l'utilizzo di simulanti ad hoc per ognuno di questi. Carta e cartone. È costituito principalmente da cellulosa, ma data la sua insolubilità ed infusibilità deve essere trattata chimicamente. È molto usato per l'accoppiamento con altri materiali. Presenta nessuna proprietà di barriere in assenza di pattinatura, buona rigidità, potere assorbente. Facile, questo è un altro problema. Potere assorbente, in effetti, specialmente per le sostanze organiche, quindi per gli alimenti bisogna fare attenzione, non solo assorbe, ma può essere che facilmente poi ceda. D'altra parte, se voglio dire, il materiale cartaceo è tenuto in ambienti, nella fase di stoccaggio prima del suo utilizzo, del loro utilizzo, in ambienti in cui c'è umidità, c'è gocciolamento di sostanze, queste vengono assorbite dalla carta, poi li cede successivamente sull'alimento. Quindi bisogna fare molta attenzione. Facile lacerabilità, bassa densità e cordonabilità. Allora, per quanto riguarda la carta, diciamo che si vede, si riesce a leggere. Vediamo un po'. Allora, la carta è utilizzata soprattutto come cartone da imballaggio oppure come contenitore, componente di contenitori flessibili in triplice strato, per i quali si usa carta vergine non sbiancata. Questi contenitori sono costituiti da strati di tre materiali: carta, polietilene, alluminio, e questi vanno a costituire i brick. Volevo dire che questo fatto di utilizzare il cartone come componente primario è qualcosa che bisogna fare attenzione. Sempre nel discorso dell'autocontrollo, ritornando un attimino indietro, bisogna fare attenzione al dove viene poggiato il cartone nel momento questo costituisce l'imballo primario, perché questo potrebbe facilmente, viste la strada che percorre dal confezionamento fino all'utilizzo nell'azienda, nello stabilimento alimentare, potrebbe imbibirsi di sostanze che poi ricede nell'industria alimentare e quindi poi le contaminazioni che vi possono essere. Il confezionamento flessibile è utilizzato per alimenti liquidi, latte, succhi di frutta, polpa, concentrati, pasta di pomodoro. E consente la produzione del contenitore al momento del riempimento, in condizioni asettiche. Tra l'altro, voglio dire, anche per caso, nel caso del latte, effettivamente questo viene trattato prima dell'aggiunta del latte con acqua ossigenata. L'acqua ossigenata elimina qualsiasi tipo di microorganismo, successivamente però viene privata delle ultime tracce di acqua ossigenata, poi si aggiunge il latte. Anche se dovesse rimanere qualche goccia di acqua ossigenata, come abbiamo visto l'altro giorno, c'è la perossidasi, quell'enzima che va a degradare l'acqua ossigenata, quindi non ci saranno tracce, non c'è possibilità di far male all'uomo. Un tipico contenitore brick per il latte è costituito dalla seguente stratificazione: carta che conferisce rigidità, polietilene per la densità, alluminio che funge da barriera per luce e gas, e infine polietilene che conferisce la termosaldabilità e impermeabilizza.
I vantaggi del confezionamento di flessibile costituiscono il minor peso della confezione e i minori problemi di magazzinaggio e trasporto. Questo è un altro fatto importantissimo. Passiamo alle materie plastiche. Con il termine di materie plastiche artificiali si intendono quelle derivate dalla trasformazione dei polimeri naturali, proteine, cellulosa, mentre per materie plastiche sintetiche si intendono i composti macromolecolari organici mediante polimerizzazione, policondensazione e poliaddizione. La vastità di prodotti che vanno sotto il nome di volgarmente materie plastiche, capite che è enorme, perché già materiale, anche la carta, la stessa carta che è formata di monomeri, quale è il glucosio, è già di per sé una macromolecola, quindi già potrebbe rientrare nella grande categoria dei polimeri, perché significa un'unione di un numero molto grande di singoli componenti che prendono il nome di monomeri. Quindi ci sono da dire che ci sono i polimeri naturali, quali sono le proteine, quindi oppure la cellulosa, o materie plastiche che poi possono essere ottenute a seconda del tipo di reazione per polimerizzazione, policondensazione o poliaddizione. La policondensazione, per esempio, nella sua... Quindi dovete immaginare che la sintesi industriale parte da singoli monomeri e questi vengono aggiunti a formare poi un convoglio lunghissimo. Quindi i singoli vagoni si uniscono all'altro tramite dei legami chimici. A seconda se poi cedono, producono o no sottoprodotti, vanno dalla polimerizzazione normale, policondensazione, successione di molecole elementari, quale in generale può essere l'acqua. La maggior parte di materie plastiche viene utilizzata sotto forma di sottili pellicole e laminati per la produzione di sacchetti. Chiaramente presentano alta proprietà barriera, bassa densità, flessibilità, bassa rigidità, resistenza alla trazione variabile. Pensate un po' che questo discorso della barriera, proprietà barriera, è stata sfruttata ultimamente da multinazionali delle materie plastiche per far sì che la maturazione di alcuni alimenti avvenga più o meno velocemente, nel senso che, mi spiego meglio, che nel senso che si sta confezionando per esempio un film su ciliegie, il film ha quelle caratteristiche da far sì che per esempio l'eliminazione attraverso questo film di polietilene favorisca oppure no la CO2 oppure no l'ossigeno. In questa maniera noi facciamo sì che l'ambiente in cui si trovano poi i prodotti agroalimentari siano in un certo senso favoriti nel maturare e non maturare, perché pure la quantità di CO2 o la presenza di gas diversi accelera oppure rallenta la maturazione. Quindi addirittura film per tipologia di prodotto ortofrutticolo, film con caratteristiche tali da rallentare o accelerare la maturazione dei prodotti. Polimerizzazione, da più molecole di monomeri si ottengono i rispettivi polimeri senza eliminazione di molecole residue, atomi o radicali. Ciò avviene quando il monomero presenta dei doppi legami, per esempio molti prodotti, per esempio uno dei più importanti è il polietilene. Si parte dall'etilene, in presenza di catalizzatori si ottiene polietilene. Polistirene, polistirolo, per esempio, si parte da un composto di partenza, qual è lo stirene, in presenza di radicali, iniziatori radicalici, si ottiene poi il polistirolo. E non vi sto a dire qual è l'importanza oramai oggigiorno del polistirolo nelle attività agroalimentari, come isolante, come materiale barriera rispetto ad altre sostanze.
il processo è attivato dal catalizzatore, richiede energia ed un inibitore per interrompere la polimerizzazione. Qui andiamo sul tecnico, e ad un certo punto viene la terminazione per incontro di molecole di uguali e diverse. È il caso di resine polietileniche, polivinile, PVC, polivinil cloruro, per esempio, o polistireni. Policondensazione invece, questo porta dei sottoprodotti, è ottenuto dall'unione di più molecole uguali o differenti, si ottengono polimeri mentre si eliminano molecole di acqua, idracidi, ammoniaco, formaldeide. È il caso delle resine polistirene, polistirolo, polistirene, fenoliche e poliammidi. Vi faccio presente che questi materiali hanno proprietà che oramai hanno superato quelle che sono le barriere poste, diciamo, dalla natura, perché sicuramente dei materiali di questo tipo, i polimeri, sono in grado di superare come tenacità, resistenza, anche i cavi d'acciaio. Chiaro che hanno un problema dell'invecchiamento rispetto all'acciaio, anche se in maniera più evidente, però riescono ad avere caratteristiche fisiche e chimiche, sicuramente fisiche, superiori. Anche i conduttori elettrici oramai, dove c'è alta tecnologia, possono essere di materiali plastici. Poliaddizione è detta anche addizione successiva di molecole, di monomere ad una molecola iniziatrice. È il caso del poliuretano, che è poliuretano, quindi basti pensare come uso negli isolanti o all'interno, per esempio, delle celle frigo. I polimeri ad alto peso molecolare hanno un'alta inerzia chimica ed un'alta insolubilità che li rende privi di tossicità, mentre i monomeri sono generalmente tossici, e questo ci deve far riflettere, perché effettivamente tutto sta lì, nel fatto che i monomeri non sempre possono essere isolati completamente dalla matrice finale, quindi dal materiale volgarmente chiamato plastico, perché quindi rimangono intrappolati e quindi possono essere poi ceduti alla matrice alimentare, e quello può avere delle conseguenze sull'uomo. Il decreto del 28 giugno 89 del Ministero dell'Ambiente prevede che qualsiasi involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta, eccetera, devono recare un marchio di riconoscimento costituito da un esagono e da una sigla. Questo sicuramente l'avrete visto. Eccolo là, l'esagono, con all'interno scritto PVC, polivinil cloruro. Questo è il monomero del polivinil cloruro, sono abbastanza tossici e quindi devono essere valutati con attenzione. Ormai in via di eliminazione, appunto, dalla produzione a molte applicazioni biomediche, bottiglie e giocattoli. Si ottiene dalla polimerizzazione del cloruro di vinile. Ha effetti cancerogeni, per cui si deve ridurre al massimo la quantità di monomero residuo negli oggetti. Quindi la valutazione della quantità di monomero nel materiale plastico o nelle macromolecole va valutata con attenzione. Perché effettivamente oramai è accertato il PVC, il monomero e del cloruro di vinile è tossico e cancerogeno. Polietilene viene sintetizzato a partire dall'etilene, che è un sottoprodotto ovviamente dell'industria petrolchimica, è molto diffuso per la sua economicità e versatilità, viene usato per buste, pellicole, confezione, per latte, succhi di frutta, medicinali. Ve ne sono di due tipi, c'è il polietilene a bassa densità, che però ovviamente resiste a temperature comprese tra 40 e 80 gradi, e c'è invece il polietilene high density polyethylene, alta densità, in grado di resistere fino a 120 gradi. Polipropilene, questo è un pochino più resistente, questo può sopportare delle temperature molto più alte. Il polipropilene si ottiene dal propilene, valse il premio Nobel al chimico italiano Giulio Natta, è resistente alle trazioni inerte, chimicamente viene utilizzato per imballaggi alimentari, protesi,
siringhe, provette, elettrodomestici. Quindi quando è richiesta una temperatura più alta di esercizio, il polipropilene, fa il caso nostro, può resistere fino a temperature di circa 200 gradi, 180 gradi sicuramente. E quindi è molto usato nell'industria alimentare. Poi in certe formulazioni può essere molto resistente, e quindi alle frazioni, alle sollecitazioni fisiche, nonché quelle chimiche. Polistirene viene sintetizzato dallo stirene, usato per le coppette di gelati, quelle che sono molto leggere, facilmente si rompono. E yogurt viene cioè contenitori rigidi ma poco resistenti agli urti, però molto un buon isolante. Polietere tereftalato è un polistirene, un poliestere è stato ottenuto da acido tereftalico e glicol etilenico, e oggi è assai diffuso perché è rigido e resistente agli urti, molto usato per le bottiglie dell'acqua minerale, bevande gasate. Qui effettivamente i controlli devono essere molto rigidi. Poliammidi, meglio noto come il nome del nylon, sono costituiti da una sequenza di gruppi CONH connessi ai gruppi metilenici e sono usati nel campo dell'imballaggio per impedire la dispersione dei gas. Poliuretani, impiegati anche nella produzione di scarpe, gomma piuma per materassi. Qui ci sono le resine termoindurenti, cioè le sostanze base e il formolo. In soluzione acquosa è irritante e molto tossico per via orale. Tracce di questo composto vengono ricercate mediante gas cromatografia e spettrometri di gas. Queste sostanze, proprio perché vengono utilizzate per ottenere delle resine termoindurenti, tra l'altro vengono analizzate specialmente perché tracce di aldeide formica, formolo così chiamato, è tossico per l'uomo, quindi viene ricercato. Quindi anche gli stessi mobili che contengono la formica possono avere all'interno delle tracce e aldeide formiche, quindi va ricercata. La legge su questo pone dei vincoli e delle quantità ben precise che possono essere contenute. Copolimeri, risultano composti da due o più minerali abbinati in modo da avere i vantaggi di entrambi. Oggi l'industria dell'automobile verte molto sull'utilizzo di copolimeri, cioè di sostanze che hanno diverse monomeri. L'ABS, per esempio, quello che forma il cruscotto, è l'insieme di diversi monomeri per dare un prodotto molto più resistente. Butadiene, nylon, polietilene per esempio, possono essere rinforzate ad esempio con fibre di vetro. Olmec sono resine fusibili a caldo che trovano applicazioni nei rivestimenti di cartone, possono essere costruite da paraffina, polimeri, copolimeri, ceri, additivi secondari e vengono applicate anche a spruzzo. Vabbè, come funziona, come avviene la preparazione da bottiglia? È molto semplice. Si sfrutta il fatto che effettivamente i polimeri hanno una temperatura di fusione dell'ordine di 150-100 gradi, a seconda di poi di quello che è il tipo di polimero. Praticamente c'è uno stampo, all'interno di questo stampo si fa entrare la goccia di monomero, che è la goccia di polimero di cui dobbiamo fare il contenitore. A un certo punto viene soffiata dell'aria, ecco la parte di sotto, la temperatura dell'ambiente in cui c'è questa goccia di polimero è di circa 200 gradi, immediatamente con l'insufflaggio di aria questa si gonfia, trova le pareti intorno che sono della forma voluta e quindi ecco lo stampo che poi fa, quindi in negativo voglio dire lo stampo, in questa maniera si ottiene la bottiglia, il contenitore di cui si vuole. In effetti nella produzione e imbottigliamento del latte praticamente nell'azienda arrivano non i contenitori già pronti, ma nell'azienda è presente solamente delle piccole forme di materiale plastico. Oltretutto così
dall'azienda in cui arriva la plastica, si risparmia il volume del trasporto. E arrivano dei piccoli contenitori di plastica che vengono riscaldati sul posto. In questa maniera si raggiunge il volume voluto, ma intanto la cosa importante è che noi abbiamo risparmiato spese di trasporto, perché la plastica era contenuta in un piccolo volume. Questo si può applicare sia per le bottiglie di plastica, sia per le bottiglie di sia per le buste, eccetera. Quindi si vanno a soffiare in pratica. Questo processo di produzione del materiale plastico si chiama estrusione. Poi ci sono, si chiamano termoplastiche, tutte quelle materie plastiche che possono essere raffreddate e fuse più volte. Quindi le termoplastiche noi le possiamo riciclare. Polietileno, per esempio, quello si può riciclare, quindi si fanno le bottiglie, poi si recuperano e si rifanno loro. Termoplastica. Nel processo della calandratura, cioè quello di rendere in film sottili, la plastica viene tirata in fogli sottili da una serie di rulli compressori ad alta temperatura. Nello stampaggio a iniezione un perno avvita e spinge la plastica nello stampo attraverso un tubo caldo. Nella termoformatura un foglio di plastica viene teso al di sopra di uno stampo e fatto aderire alle pareti di questo da una pompa a vuoto. Poi c'è la soffiatura, infine crea oggetti cavi da tubi caldi di plastica flessibile. Il tubo viene portato ad un'alta temperatura e soffiato in uno stampo e che funge dal negativo, poi infine abbiamo la bottiglia belle formata. Le gomme ed elastomeri, che sono leggermente diversi, ricordiamo la gomma ottenuta dall'albero appunto in Brasile, sono materiali polimerici dotati di capacità di estendersi e riprendere le dimensioni originarie al cessare della sollecitazione esterna, quindi elastici, insomma, appunto elastomeri. Ne esistono di due tipi, quelli naturali, tra cui ricordiamo il caucciù, è stato tra l'altro uno dei primi elastomeri della storia, poi di là è naturalmente partita tutta la grande scoperta dei materiali sintetici, che invece sono ottenuti da processi di polimerizzazione analoga a quelli per le materie plastiche. Vengono utilizzati per la produzione di guarnizioni, nastri trasportatori e articoli per l'allattamento. Produzione della gomma, qui si vede come si parte dall'albero, poi il materiale viene trasportato in contenitori e quindi arriva a destinazione con la gomma in balla. Ok, dopo questo un po' visto come vengono utilizzati i contenitori, come vengono prodotti i contenitori in materiale plastico, passiamo alle ceramiche, che sicuramente hanno dei vantaggi rispetto a quegli altri. Queste sicuramente hanno un vantaggio di cedere meno sostanze all'alimento. Sono costruiti da argille e silicati, quindi sottoposti a formatura e cottura in forno all'incirca 1200 gradi, 1300 gradi. Gli oggetti così preparati possono essere coperti da uno strato detto vetrina, un vetro a base di silicati. Queste, se destinate ad articoli di alta qualità, non contengono piombo, mentre quelle applicate su articoli di minor pregio possono contenere piombo, capaci di dare brillantezza. Sono possibili cessioni di metalli pesanti atti per decorare generalmente il contenitore. Quindi uno dei problemi da valutare è quello dei metalli pesanti o di sostanze che possono essere poste sulla superficie del prodotto. Quindi quello che si va a fare su questi prodotti a base ceramica, le prove anche qui di cessione. Sicuramente però hanno un quantitativo di metalli o di altri come cessione inferiore, un potere diffusivo inferiore. Interessantissimo, e sicuramente tra i contenitori più utilizzati oggi sono quelli in acciaio inossidabile. Sono leghe tra ferro, cromo e chiaramente in esse la presenza del carbonio. Possono contenere anche nickel, non hanno bisogno di rivestimento, sono già di per sé molto resistenti all'aggressione chimica. Qui
c'è anche il fenomeno della cosiddetta passivazione, cioè la presenza all'interno dell'acciaio di cromo può far sì che l'ossigeno possa reagire con il cromo formando uno strato di ossidi di cromo. Questo fenomeno si chiama appunto di passivazione. E quindi le caratteristiche finali del prodotto sono più alta resistenza al prodotto di partenza. È un fenomeno importantissimo, la stessa cosa che succede anche nell'alluminio. Anche l'alluminio di per sé, sull'alluminio avviene il fenomeno della cosiddetta passivazione, cioè il metallo a contatto con l'ossigeno forma uno strato di ossido di alluminio, l'ossido di alluminio è più resistente dell'alluminio di partenza. La normativa italiana definisce i tipi autorizzati evidentemente come acciai secondo la norma UNI o la ISI, American Iron and Steel Institute, quindi definisce evidentemente, infatti si riconoscono quelli più usati, sono l'ISI 316 e l'ISI 304, che sono quelli che si differenziano per il contenuto di carbonio. Il controllo igienico sanitario si basa su due principi: possibilità di impiegare soltanto acciai autorizzati riportati nell'elenco, che ha quindi una funzione di lista positiva, e controlla la migrazione specifica di nichel cromo che va effettuata sull'alluato dopo il terzo attacco con acido acetico. Vediamo un attimino come vengono prodotti i contenitori in acciaio. I contenitori più usati nell'industria conserviera sono la banda stagnata, l'alluminio, le materie plastiche, abbiamo visto, eccetera. Ah, vediamo la banda stagnata, che è quella che è la più interessante, però attenzione, può essere anche la più pericolosa. La banda stagnata non è un semplice strato di metallo, ma in realtà è l'insieme di più materiali. La banda stagnata è costituita da una serie di base acciaio, che rappresenta la parte che gli dà la forma, che permette di conferire resistenza al contenitore. Poi è presente uno strato di lega ferrostagno, e qui il termine banda stagnata, è uno strato che si forma quando lo stagno viene ancorato all'acciaio. Successivamente a questo esiste uno strato di acciaio singolo, che insieme alla lega ferrostagno ha il compito di proteggere l'acciaio dalla corrosione. Qui c'è da considerare un fatto che entra nel discorso dell'elettrochimica. Molto spesso si vede che alcuni metalli, per esempio, si corrodono e altri no. In effetti l'utilizzo dello stagno ha proprio questo obiettivo, di far sì che lo stagno si vada a corrodere, invece il ferro che è a contatto con l'alimento non si venga a corrodere. In questa maniera si va a proteggere, perché ricordiamo che all'interno dei contenitori ci possono essere pure degli alimenti acidi. Vedete, per esempio, un concentrato di pomodoro è sicuramente un alimento che è acido, di che per sé può essere aggredito, può aggredire l'acciaio. E infine, uno strato di ossido di stagno, questo strato si forma quando lo stagno resta esposto all'ossigeno oppure viene immerso in soluzioni ossidanti. Il processo viene detto passivazione dello stagno e contribuisce ad aumentare la protezione nei confronti della corrosione, soprattutto dell'amarezzatura. La corrosione è causata dalla presenza di acidi organici negli alimenti. L'amarezzatura è rappresentata da chiazze di solfuro di stagno che si possono generare all'interno del contenitore, che si formano per lo sviluppo di acido solfidrico a causa della presenza negli alimenti di proteine che contengono amminoacidi in grado di liberare acido solfidrico. E quindi si capisce, come dicevo l'altro giorno, che nel momento in cui, nella lezione passata, nel momento in cui il contenitore va a urtare, prende delle ammaccature, in quel momento si vengono a sviluppare dei processi di ossidoriduzione che possono portare all'ossidazione dello stagno
e quindi di conseguenza si possono sviluppare dei gas, quale l'idrogeno, che creano un ambiente anaerobico e quindi possono generare e far crescere il costo in botulino. Successivamente a questi c'è uno strato che ricopre già gli strati precedenti di olio di palma o di cotone, che rappresenta lo strato più esterno e ha il compito di facilitare lo scorrimento del nastro di banda stagnata e di conferire una certa protezione all'umidità del nostro alimento. Quindi una banda stagnata, un contenitore in banda stagnata non è una cosa così semplice, in realtà è rappresentata dall'unione di più strati di materiali diversi che vanno a proteggere il nostro prodotto alimentare. Qui si fa vedere come avviene la chiusura. I contenitori in banda stagnata rappresentano lo scatolame. Essi sono in genere costituiti da un corpo cilindrico al quale vengono aggraffati, qui si fa vedere come, i fondelli. La graffatura consiste nel ripiegamento meccanico dei lembi esterni delle due superfici da unire. Sicuramente alla banda stagnata un altro contenitore di importanza notevole nel packaging è sicuramente qui, fa vedere la banda stagnata com'è. I contenitori in alluminio. I contenitori in alluminio. Questi sicuramente tra i materiali più importanti è sicuramente l'alluminio, perché questo lo possiamo riciclare. Fra i materiali non ferrosi è l'unico che riveste un certo interesse per il suo basso peso specifico, che lo rende meno pesante del ferro. Ha buona resistenza alla corrosione grazie alla formazione di uno strato sottilissimo di ossido, vi dicevo prima, quindi la passivazione, che lo protegge ed ha l'aggiunta di manganeso o magnesio che gli danno ancora maggiore resistenza. Sicuramente questi sono dei vantaggi, è leggero, si può, però chiaramente un po' costoso. Però questo costo che viene sopperito dal fatto che può essere riciclato più volte. I trattamenti di protezione sono ossidazione chimica o elettrochimica, l'uso di vernice eventualmente, rivestimento con materiale plastico, può essere usato come film di rivestimento per pendole, fogli, vaschette, diventa tossico se assorbito via parenterale, quindi viene assorbito dall'organismo. Quindi i test di cessione sui materiali in alluminio, anche se sono di... Sì, prego. Chiedere una cosa a proposito della banda stagnata. Quando viene riciclata la banda stagnata? Vengono separate tutte, sì. Le... No, quindi non altrimenti sono... poi sì, altrimenti poi chiaramente si sfrutta il fatto che questi possono avere temperature di fusione diverse e quindi in questa maniera l'industria metallurgica è abbastanza all'avanguardia, diciamo, permette di separare diverse componenti, altrimenti poi diventa difficile ricostituire quelle proprietà iniziali. Quindi vengono separati tutti i metalli? Sì. Sì, ma tanto la ricostituisce la banda stagnata, non sì. Il materiale. Quindi perché hanno punti di fusione, lo stagno ha un punto di fusione diverso dal ferro, eccetera. Quindi in qualche maniera, per via elettrochimica, per esempio, vengono separati. Il vetro, ecco, questo è sicuramente uno dei più interessanti, perché questo presenterebbe in apparenza il meno quello che è meno soggetto alla cessione di materiali tossici, però d'altra parte presenta una fragilità. Perfetta barriera, rigidità, fragilità purtroppo, inerzia chimica, alta densità, trasparenza. Il vetro viene diviso in tre categorie, secondo la normativa italiana, vetri borosilicati, quindi e sodio-scalcici, sono resistenti a sbalzi termici, per cui idonei anche a trattamenti di sterilizzazione. Poi ci sono quelli vetro sodio calcici solamente, resistono a temperature più basse e sono idonei a trattamenti fino a 80 gradi circa, quindi la pastorizzazione. E infine ci sono i vetri al piombo, utilizzati per la preparazione di cristalleria da tavola, non destinata a sbalzi termici. L'idoneità viene controllata mediante determinazione della migrazione globale, ove prescritto della migrazione specifica, evidentemente, di questo materiale.
Bene, in questa maniera noi abbiamo fatto un breve excursus di quelli che sono i materiali che possono venire a contatto con gli alimenti. Adesso dovremmo iniziare il discorso relativamente alla... prima dell'etichettatura. Dovremmo parlare evidentemente del conserve e semiconserve, differenza che c'è tra queste. Trasformazione degli ortaggi pronti al consumo, abbiamo quindi per esempio la quarta gamma, prodotti freschi ed elaborati congelati, terza e quarta gamma ancora, poi prodotti in scatola, in vaschetta, in vasetto, quarta gamma. Quello che interessa a noi sono conserve e semiconserve. Che differenza c'è tra l'uno e l'altro? Conserva sono prodotti alimentari confezionati in un recipiente, ermetico ai gas e ai liquidi, ai microrganismi, nelle normali condizioni d'uso. Prodotto alimentare che ha subito un trattamento termico in grado di inattivare in modo irreversibile eventualmente gli enzimi e di distruggere i microrganismi che possono alterare l'alimento o renderlo comunque non adatto all'alimentazione umana. Due tipi di conserve abbiamo: le conserve acide e conserve non acide, quella seconda se il pH è inferiore a 4,5 oppure superiore a 4,5. Alle conserve ci sono da considerare anche le conserve tropicali. Questi qua, questi prodotti conserve, naturalmente si fa sì che quindi si può allungare il tempo di conservazione negli scaffali per un certo numero di settimane, se non che anche mesi. A seguito, insieme a quelle conserve, ci sono anche le conserve tropicali, cioè sono le stesse conserve, però i prodotti sono stati sottoposti non solo a pastorizzazione ma anche a sterilizzazione, quindi si possono conservare a questo punto anche in condizioni un po' drastiche, quelle per esempio temperature 30-40 gradi, nelle appunto si chiamano tropicali, quindi in condizioni più sfavorevoli. Semiconserve a pH 4,5, quindi si opera una pastorizzazione. Prodotti alimentari conservati, la cui stabilità, oltre che dal processo di conservazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali, quindi basse temperature, mantenimento in atmosfera controllata. Prodotto alimentare confezionato, stiamo parlando di semiconserva, confezionato in un recipiente ermetico ai gas, ai liquidi, ai microrganismi, nelle normali condizioni d'uso, che ha subito un trattamento termico in grado di distruggere la maggior parte dei microrganismi e comunque tutti i patogeni e inattivare la maggior parte degli enzimi, la cui presenza o proliferazione potrebbe rendere il prodotto improprio all'alimentazione. Tali semiconserve devono avere un'etichetta da conservare in frigorifero o a temperatura di 4-5 gradi. Semiconserve a qualsiasi pH, prodotto alimentare reso conservabile per effetto di un trattamento tecnologico e dell'aggiunta di sostanze consentite ovviamente dalla legge, che siano in grado di inibire o rallentare la proliferazione microbica e l'attività di enzimi in grado di renderlo improprio all'alimentazione. Tali semiconserve possono essere poste in contenitori o in involucri più o meno ermetici, appartengono a questa categoria i prodotti surgelati o congelati, prodotti essiccati, liofilizzati, salati, acidificati, per aggiunta di acido a seguito di fermentazione. Questa è un po' la procedura: lavaggio, cernita, calibratura, preparazione del prodotto, scottatura, blanching in corpo. Allora, questo l'abbiamo visto. Poi, blanching, allora, ok, questi sono additivi naturali, l'aceto per esempio, questo l'abbiamo già visto, l'aceto di vinca. Allora, adesso ci, vediamo, sì, ci prepariamo per parlare dell'etichettatura. Allora, come questa parte finale sull'etichettatura è abbastanza
complessa, perché ci sono l'intervento, cioè l'intervento di diverse normative, nonché la direttiva 112 del 79, nonché la 13 del 2000, e successivamente c'è l'intervento, è stata e quindi poi recepita successivamente la 1169 del 2011. Relativo alle forniture di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica i regolamenti precedenti, il 1924 del 2006, il 1925 del 2006, nonché ancora il 250 dell'87, il 496 del 90, il 10 del 1999, quindi la 13 del 2000, che andremo a vedere in un certo dettaglio perché è, diciamo, quella delle, una delle più importanti, e poi successivamente c'è stata un'evoluzione con questa ultima che ha portato delle modifiche che adesso andremo a vedere. Quindi io mi sposterò tra l'una e l'altra slide in modo da illustrare un po' la normativa nel complesso. Poi c'è stata la 67 del 2002, la 5 del 2008, e la 68 completamente dal 2004. Allora, vediamo un attimino i presupposti. Gli interventi europei sull'etichettatura degli alimenti hanno attraversato diverse fasi che rispecchiano gli orientamenti generali sull'argomento. Dal semplice, e questo è uno dei fili conduttori di tutte le normative, quello della semplice circolazione dei prodotti nell'Unione Europea. Questo ha creato un po' di problemi, perché chiaramente un alimento in una nazione può essere chiamato in una certa maniera, nell'altra nazione però è lo stesso alimento, lo stesso prodotto, che però ha assunto un significato diverso. Per esempio, quando noi parliamo della pasta di grano duro o pasta di semola, per noi è solo pasta di semola di grano duro, in realtà e noi non possiamo utilizzare la farina di grano tenero, e quindi poi invece le altre nazioni sì, quindi questo può creare delle confusioni. Questo ha fatto sì che la normativa sia abbastanza diversificata. Si è giunti infatti con l'ultima disposizione organica, quella 13-2000, ma nonché quella del 2011, a focalizzare l'attenzione sulla necessità di informare e tutelare i consumatori. Anche perché l'obiettivo principale di questa normativa sull'etichettatura è tranquillizzare il consumatore e non creare da parte del produttore delle possibili zone di frode, in modo da evitare al massimo queste possibilità. Oltretutto, creare un'etichettatura è stato l'obiettivo che sia in grado di garantire una univicità di interpretazione, ma anche problemi di conoscenza e di capacità di valutazione degli obblighi e opportunità che le disposizioni comunitarie impongono e suggeriscono. Non vi è dubbio infatti che una corretta informazione al consumatore presuppone che l'etichettatura sia il più possibile appropriata e che una efficace tutela dei suoi diritti non può prescindere dall'osservanza dei requisiti di chiarezza, leggibilità e comprensibilità. Il presente vademecum è stato redatto nella piena consapevolezza di questi problemi, l'intento di venire incontro alle legittime aspettative di un consumatore fattosi via via più attento e avvertito, e non è mai disgiunto dal proposito di soddisfare anche le esigenze delle imprese che in maniera sempre più aperta e trasparente sono chiamate a misurarsi in un contesto di globalizzazione. Allora, scopo del presente vademecum è quello di fornire un approfondimento sulla normativa comunitaria
e nazionale in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Questo vademecum così strutturato è valido per gli operatori del settore, si caratterizza per un taglio pratico ed operativo. Infatti ci sono tutta una serie di esempi che possono aiutare a comprendere questa normativa abbastanza complicata. È diviso in tre parti. Dal capitolo, questo vademecum è diviso in tre parti. Dal capitolo 1 al 5 si fornisce un inquadramento generale sui principi dell'etichettatura nel comparto alimentare e sulle fonti normative comunitarie e nazionali. Dal capitolo 6 all'11 si affronta in dettaglio i contenuti dell'etichetta degli alimenti, informazioni obbligatorie e poi ci sono quelle facoltative, le diverse tipologie, nonché i contenuti informativi di particolari categorie di ingredienti, allergeni, DOP, IGP, prodotti da agricoltura biologica, eccetera, includendo cenni al regime sanzionatorio. Il capitolo 12, infine, fornisce esempi di corretta etichettatura, che è la parte, penso, più interessante, perché ci dà un'idea di come applicare questi concetti di cui andremo a parlare. Sì, quella ultima, anche se qui vengono riportate da... Poi quando ci sono delle cose che diciamo, questo è quello più originale, poi quelle successive che sono state le modifiche intervenute successivamente sono state integrate con quelle là. Le andremo a vedere quali sono state, perché poi non è che siano molte. Allora, alimento. Queste sono le definizioni, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede regolarmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione e trattamento. Il regolamento CE 178/02 in realtà è un regolamento che si interessa sulla tracciabilità e quindi definisce esattamente quelle che devono essere le indicazioni riportate per garantirne la tracciabilità, un altro elemento fondamentale nella normativa dell'etichettatura. In effetti la tracciabilità, se non presente, può comportare una serie di problematiche serie. Il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizza tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa nel settore alimentare. Denominazione di vendita, che è diversa da denominazione, nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla normativa nazionale o comunitaria, ad esso applicabile, oppure in mancanza di esso il nome consacrato da usi e consuetudini. Quindi ci sono dei prodotti che sono tipici italiani, che quindi non richiedono specifiche particolari. Quando si parla di torroni, in generale si pensa già a un prodotto a base di mandorle, quindi quando si va o si parla di grana padano, già si parla di prodotto tipico italiano, quindi non vanno fatte altre specifiche. Sì, ci sono i disciplinari di produzione che definiscono poi le caratteristiche, certamente. Etichettatura. Insieme delle menzioni, delle indicazioni dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta apposita o sul dispositivo di chiusura o su carrelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o in mancanza in conformità a quanto stabilito nell'articolo 416 dell'articolo 109-92, che sono sempre quelle relative alla tipologia di sostanze contenute in un dato prodotto. Etichettatura nutrizionale. Dichiarazione riportata sull'etichetta è relativa al valore energetico e ai seguenti nutrienti: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre alimentari, il sodio, le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato, presenti in quantità non inferiore al 15%. Questa qui, in effetti, relativamente all'etichetta nutrizionale, questa presenta delle imprecisioni, perché successivamente
è stata aggiornata, e quindi quando noi parliamo di grassi, non basta riportare i grassi, ma bisogna riportare il contenuto di lipidi totali e i grassi saturi presenti. Inoltre bisogna riportare il sodio, i carboidrati vanno distinti in carboidrati e zuccheri solubili. Quindi già c'è un dettaglio. In realtà nella prima versione sull'etichettatura non era obbligatorio quello della tabella nutrizionale, etichetta nutrizionale. Lo diventerà successivamente, entro il 2016. Comunque, l'etichetta nutrizionale, chi la volesse mettere già adesso, in un certo senso poi diventa obbligatorio metterla e quindi deve presentare già quelle caratteristiche esplicitate nella normativa 1169. Qualunque, quindi al momento non è obbligatorio, ma lo diventerà a mese. Indicazione, qualunque messaggio o rappresentazione in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Vedremo che significa questo. Informazione, indicazione nutrizionale, una descrizione è un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti. Al valore energetico che si fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato che non fornisce. Ai nutrienti, quindi quando si parla di indicazione nutrizionale bisogna specificare se nell'etichetta sta scritto che ha il basso contenuto energetico, il perché di questa menzione particolare che può trarre in inganno il consumatore. Quindi si fa molta attenzione a questa possibilità di trarre in inganno il consumatore. Se si va a specificare nell'etichetta una particolare proprietà, poi si deve dire quale particolare proprietà e specificare se è effettuata, ricavata tramite studi, esperimenti, eccetera. Ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata, ovvero non contiene. Ancora. Indicazioni sulla salute, qualunque indicazione che afferma, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Ancora, indicazioni che possono essere ingannevoli, che vanno specificate e chiarite all'interno dell'etichetta. Indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia. Quindi il regolamento c'è 1924 del 2006. Poi ingredienti, qualsiasi sostanza, compresi gli additivi utilizzati nella preparazione e produzione degli alimenti, è presente nel prodotto finito anche se modificato. Lotto, insieme delle unità di vendita di un prodotto alimentare fabbricate o confezionate in circostanze identiche. Il lotto presuppone la presenza di un'unità di vendita e non di un singolo prodotto a sé stante. Il decreto legislativo 109/92 che va a ribadire il concetto di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Ancora, la presenza o meno di organismi geneticamente modificati, ad eccezione degli esseri umani, il cui materiale genetico è stato modificato in modo tale che non si genera più di una materia naturale per moltiplicazione o ricombinazione. Ancora richiamo di un alimento, se necessario, qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire il livello elevato di tutela della salute. Questa è una menzione abbastanza particolare, questa del richiamo di un alimento. In pratica, quale procedura viene attuata nel momento in cui il prodotto presenta delle caratteristiche non conformi a quanto dovuto? Quindi come si fa a richiamare il prodotto? Rintracciabilità, possibilità di seguire e ricostruire il percorso di un alimento. Questo è un punto importantissimo che quindi deve essere presente a disposizione degli organi di controllo
per quanto riguarda la rintracciabilità del prodotto, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. La rintracciabilità prevede anche che nel manuale di autocontrollo sia riportata la tracciabilità dei prodotti. Quindi in qualsiasi momento si potrebbe ricostruire la storia, il percorso dell'alimento. Quindi sia delle materie prime in arrivo, sia quelle poi in uscita. Ritiro dell'alimento, qualsiasi misura dell'operatore o dell'autorità competente volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, sempre ancora il regolamento 178/02. Qui parleremo del tempo minimo di conservazione, è la data TMC anche scritta, è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di lavorazione. È chiaro questo che poi questo presuppone la possibilità, la necessità di indicare quali sono queste condizioni di conservazione, perché se si garantisce un certo tempo C, sì, in un certo senso sì, ma non è proprio così. Termine di conservazione dice garantisco il consumo di questo prodotto entro in queste condizioni, temperature, luce, eccetera. È diverso da quindi va l'indicazione da consumarsi preferibilmente o da consumarsi entro, che sono due cose un po' diverse. Importante anche il titolo alcolimetrico volumico, che rappresenta le parti di volume di alcol puro alla temperatura di 20 gradi contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. Unità di vendite, che possono essere singole oppure più di una, l'unità di vendita può essere un singolo preimballaggio o imballaggio contenente più di due preimballaggi. È importante successivamente, quindi evidenziato con molto vigore, sono gli allergeni. L'etichetta deve riportare in maniera chiara quali sono e se ci sono degli allergeni. Allergeni sono ingredienti o sostanze derivate da ingredienti per i quali è stato scientificamente dimostrato che possono causare in circostanze specifiche effetti indesiderati su categorie sensibili di consumatori. Comunque va riportato. C'è una tabella, vedremo poi, in cui sono riportate una serie di prodotti per una certa categoria di persone che possono essere consumatori, che possono essere sensibili a questi prodotti allergenici, cosiddetti allergenici. Poi ci sono i claim, indicazioni riportate in etichette che hanno lo scopo di richiamare il consumatore su particolari caratteristiche che l'alimento possiede o non possiede, che comunque vanno dimostrate e specificate bene. Non basta riportare il claim sulle caratteristiche particolari possedute da quel prodotto, ma poi bisogna dimostrarlo, evidenziarlo. Sì. Sì, professore, io volevo chiedere una cosa. Poi dipende dalla tipologia dei prodotti. Comunque le informazioni che inserite in questa etichetta, come abbiamo visto, sono tantissime. Quindi dipende anche dalla dimensione, perché mi è capitato di vedere anche piccoli barattolini dove ovviamente lo spazio dell'etichetta per riportare tutte queste informazioni è minore di una scatola, non so, di pasta da un chilo, dove comunque lateralmente è più facile scrivere tutta una serie di informazioni. Ma qualora si trovassero nel mercato dei prodotti che non riportano alcune di queste cose in etichetta, facciamo caso magari degli allergeni o di qualche altro dato che abbiamo visto precedentemente, possibili di sanzioni di ritiro dal mercato? Sì. Perché molti prodotti che mi è capitato anche di vedere, magari di produzione locale, tipici un po' particolari, alcuni di questi magari deve essere allegata una etichetta
più grande o che si sfoglia di continuo. Sì, sì, in cui vengono riportate esplicitate esattamente le caratteristiche del prodotto. Altrimenti più che altro perché si perde poi di tracciabilità, la rintracciabilità e il poter capire effettivamente, quindi possono essere pure delle indicazioni, se scritte in poche frasi, possono essere pure delle indicazioni incomplete e mendaci. E infatti è quello che la comunità economica sta cercando di perseguire, queste possibili indicazioni incomplete che possono creare nel consumatore una certa distrazione che poi non corrisponde a vero. Sì, perché poi mi viene in mente ad esempio alcuni prodotti hanno tutte queste belle informazioni, sono scritte in italiano, se uno li vuole anche esportare volendo deve anche dare poi una traduzione, sì, della lingua, sì, dei paesi dove vedremo poi questa cosa, sì. Che ci sono, cioè, sì, quindi aumenta, anche, raddoppia quasi tutto il livello, sì, di informazioni che sono europee. Esattamente, c'è da considerare anche questo fatto, che non deve creare dubbio sul consumatore.